Siamo con il professor Sandro Stringari, preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Trento. Comincia oggi con il professor Ketterle una serie di letture, di public lectures dedicate a un pubblico più vasto che hanno come obiettivo quello di far avvicinare i cittadini alla scienza. Qual è lo scopo ultimo di questa iniziativa? A chi è rivolta? Diciamo, lo scopo principale è quello di aggregare maggiormente anche le attività di ricerca all'interno della facoltà e dell'università e poi in collaborazione anche con gli enti di ricerca vicini, proprio per creare un humus collettivo in cui si possa discutere di scienza. E in questo senso abbiamo pensato di organizzare 4 lezioni pubbliche durante i prossimi mesi. La prima è quella di oggi sulla fisica, ma ce ne saranno altre sulla biologia, sull'informatica e sulla matematica. Abbiamo approfittato di questa bellissima struttura che nasce un po' in questi giorni a funzionare e a ospitare la Facoltà di Scienze e Ingegneria per iniziare questa attività. E qual è la risposta da parte degli studenti, dei docenti, dei ricercatori riguardo a questa iniziativa? Io spero buono, oggi vedremo la prima reazione e speriamo di riuscire a coinvolgere gli interessi non solo degli addetti ai lavori, perché per questi ci sono altri seminari specializzati, ma un pubblico più vasto.